Pescara KO anche a Cerignola, è finita 1-0. Altra figuraccia, oggi l'esonero di Alberto Colombo e il contestuale annuncio di Zdenek Zeman, con cui c'è già l'accordo da giorni. Il crollo del Pescara è certificato dai numeri, appena 13 punti nelle ultime 15 gare, ben 8 sconfitte, l'ultima appunto a Cerignola. Prestazione imbarazzante, squadra piatta, senza idee, soprattutto senza cattiverie agonistiche. Terzo posto seriamente a rischio, ora i punti di vantaggio sono solo 2 sul Foggia e 3 sul Cerignola. Ha deciso l'italo-argentino capomaggio al 23esimo del primo tempo. Evidente l'errore di Sommariva, bravo tuttavia all'alba del match a sventare il rigore calciato da Malcore, penalty nato da una doppia grave omissione di Boben, inevitabile l'uscita fallosa di Sommariva, sostituto dello squalificato Plizzari. Pescara, come si diceva, privo di nervo, di garra, di idee e il solito ruminare calcio, 0 tiri in porta. I biancazzurri hanno davvero toccato il fondo. A fine match, piuttosto provata l'espressione di Alberto Colombo. Tutto troppo brutto per essere vero. No, ma io sono qui perché ci metto sempre la faccia. Sarebbe stato più facile non presentarmi per spiegare il nulla, cioè diventa difficile dare una spiegazione a un'altra prestazione non positiva, e quindi è chiaro che non ho alibi, non ho scuse, non ho niente a cui aggrapparmi, non l'ho mai fatto. Quando succede una cosa del genere le decisioni della società sono comprensibili. Dunque oggi l'ufficialità dell'esonero di Alberto Colombo, il contestuale annuncio di Zeman. Il boemo è già d'accordo su tutto. Nei giorni scorsi, ci risulta martedì, ha incontrato a Roma Dell'Icardi, che gli ha proposto un contratto sino al 30 giugno 2024. Zeman ha risposto: non voglio restare in C, voglio vincere. Questa squadra ha tutte le potenzialità per salire in B attraverso i playoff. Sarà così assecondata la volontà del boemo, contratto sino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di promozione. Il secondo sarà Gigi Iervese, già tecnico della Primavera del Delfino, con cui 2 anni fa vinse il campionato Primavera 2. Cangelosi, storico secondo di Zeman, allena la Casertana in Serie D. Il boemo, 76 anni, il prossimo 12 maggio, aveva chiesto di essere affiancato da Onofrio Nuccio Barone, 10 di grande qualità del primo Foggia dei Miracoli. La società gli metterà a disposizione Gigi Iervese, che nel 2011-2012 allenava le giovanili e nei ritagli di tempo filmava con la sua telecamera personale le sedute di allenamento del suo mito, appunto Zeman, che in quella stagione conquistò col Pescara una clamorosa, entusiasmante, spettacolare promozione in A. Il tecnico di Praga torna a distanza di 5 anni. L'ultima volta finì con un esonero ingiusto dopo la sconfitta di Cittadella 2-0. In realtà determinante il pessimo rapporto col presidente Sebastiani, che nel dopogara di Cerignola, a precisa domanda, ha risposto così: sarebbe pronto comunque a ricucire con Zeman il presidente, mi pare di capire. Non ho mai discusso e litigato con nessuno. Sicuramente se uno mi dice qualcosa io rispondo, come ho sempre fatto, quindi non ho nessun problema, ma poi non ho nessun problema nemmeno a sedermi con chiunque, a condizione che faccia il bene del Pescara, perché questa è una squadra che sicuramente non merita di fare queste prestazioni qui.